See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth qui su M2 alle 10:25 minuti, oggi anche in TV, quindi non vi perdete la puntata questa sera sulla 3 Sky 163 alle 7:40, ma anche alle 11 per rivederci oltre che riascoltarci. Allora Fabio, mi è venuta improvvisamente voglia di trasloco, traslocato da un anno. Però a questo punto non so come mai mi prende lo schifizzo di ritraslocare. Perché? Perché c'è uno spot, in realtà è una foto che promuove questa attività di traslochi che si chiama Traslochi Easy Roma. Easy. È romana e dice che sostanzialmente anche l'aspetto ha la sua parte in un trasloco, no? Sì. Quindi segue foto di questi traslocatori che sono tipo dei figli assurdi, tronisti che trasloca, ti porta un televisore. Sono i modelli di Abercrombie riciclati appunto sui traslochi. Ah sì, anche perché Abercrombie ora non vuole più modelli. Quindi si sono dati al trasloco, almeno lavorano, fanno qualcosa senza il posto che... Sempre a petto nudo per una questione di continuità, è giusto. Sì, però lì si improfumavano e basta, qui puzzano perché se mi portano giù il pianoforte alle scale. Allora, però questa pubblicità molti sostengono sia ingannevole, perché dicono ma... Poi questi di Easy Traslochi ti mandano veramente, cioè Francesco Arca, a farti il trasloco? Sì. Oppure ti arriva? Io adesso voglio sapere, perché ora li chiamiamo e io fingo di dover fare un trasloco, però voglio delle garanzie. Sì, cioè tu vuoi, non vuoi le magliette, mettiamola così. No, non voglio quello alto, un barattolo. Non vuoi il mezzo marinaio. No. Adesso li chiamiamo in diretta, però se non mi, io li denuncio se mi dicono che era solo per pubblicità. No, quantomeno io sono straintenzionata a traslocare, però voglio quattro fighi a petto nudo. Sì, è possibile? Sì. No, signora, non ce li abbiamo. Vabbè. Sentiamo. Traslochi Roma Easy. Buongiorno. Senta, io devo fare un trasloco, abito in via Tiburtina e mi devo trasferire al Nomentano. Sì. Mi sente? Sì, la sento. Sì. Ecco, volevo sapere, voi siete disponibili per un trasloco il mese prossimo? Sì, attualmente abbiamo qualche data disponibile, lei ha qualche preferenza? La sento molto male. Pronto? Mi sente? Sì, ora la sento. Ok. Sì, allora io avrei bisogno intorno al 10 di giugno, quindi abbastanza presto, diciamo così. Sì, oggi vediamo quella settimana, sì. 9 e 10 sono ancora disponibili, sì. 9 e 10, va bene, tanto io non ho moltissime cose da portare, però ho un pianoforte. Sì. Senta, io ho visto la pubblicità che fate su Facebook, ma arrivano quei ragazzi lì a farmi il trasloco? Diciamo che quelli più che altro sono da immagine da copertina, però insomma a livello professionale sono tanto professionali quanto belli quelli, questo io lo posso garantire. Cioè sono proprio come quei ragazzi lì? No, sono professionali quanto loro sono belli, quei ragazzi sono proprio Ho capito, però voi nello spot avete messo, nella pubblicità avete messo quello con la tartaruga. Sì, lo so, c'è qualche ragazzo obiettivamente che... si dedica anche a questo aspetto fisico, quindi palestrate eccetera. Mm-hmm. Però no, quella è tecnicamente solo un'immagine da copertina. Però voi dite traslochi in vista, anche la forma conta, allora cioè voi mi ingannate, cioè mi mandate uno che è un barattolo, un rumeno. Sì, no, nel senso, ma la nostra squadra di collaboratori, che sono praticamente poi tutti italiani, non sono quelli, ecco, i ragazzi. Vabbè, allora no. Ok, prendo atto. Scusi, mi può mandare le foto? Scusi, pronto? Mi può mandare le foto prima? Dei traslocatori? Non sono attrezzato, non ho le foto dei ragazzi. No, va bene, posso venire a vederli, posso fare un casting? No, però temo che siamo andati da una richiesta professionale su un ambito personale, non riesco a intendere bene le sue domande. Vabbè, però se voi fate quella pubblicità, poi una ovviamente cioè, vuole ragazzi di un certo tipo, lei lo capisce, allora mi metta un baratto nella pubblicità. Ok, al di là di questo aspetto, non mi occupo io del marketing. Volevo capire qual è la sua richiesta. Io voglio dei boni che mi vengano a portare il pianoforte giù dalle scale. Non voglio dei camionisti ragazzi, bulgari. Guardi,
quei ragazzi, intanto questo viene sempre sottolineato questo aspetto razziale, noi lavoriamo sia con italiani che con ragazzi. Allora, dei camionisti di Cinisello Balsamo, diciamo. Sì, non voglio. Ho timore di essere vittima di una sorta di scherzo, ma comunque sì, sto al gioco. È vero, è su M2O, sono Selvaggia Lucarelli. Guardi, io stavo. Buongiorno. Buongiorno, sono Selvaggia Lucarelli. Io buongiorno. Vi ho fatto molta pubblicità su Facebook e volevo capire quanto fosse vero, capisce questo sì, diciamo, spot, diciamo, questa pubblicità. Quindi in realtà voi non mi mandate dei figli, mi mandate uomini normali, sì, italiani, sì, stranieri, però insomma non mi mandate quelli con la tartaruga. No, negativo, non abbiamo ancora una squadra attrezzata di questa tipologia, quindi non ci sono proprio ragazzi così allora me lo carico io il pianoforte giù dalle scale. Dall'altra parte posso. Buongiorno, sono Fabio. Dall'altra parte posso dire anch'io, traslocato da poco, però avrei evitato comunque di chiamare perché sennò mi lasciava fuori casa la fidanzata, perché se avessi chiamato loro. Quindi meglio guardi così. Purtroppo mi veniva da ridere, quindi non sono riuscita più di tanto a farlo, però ho apprezzato molto la sua onestà. Lei ne è uscito veramente molto bene da questa telefonata. Anche l'aspetto, anche il cazziatone diciamo le mie battute razziste. Va bene, quindi possiamo dire che arriva un po' di tutto a farci il trasloco, però sono tutti professionisti. Brava, quindi eventualmente cessi, ma professionisti. Tanto professionali gli altri. Va bene, la ringraziamo, arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno.